Allora, pezzi di merda, volete fare botte? Bene. Abbiamo iniziato nella maniera giusta, allora. Volete fare a botte? Aspetta un attimo. Ho visto che posso fare un contrattacco o sbaglio? È la prima volta che ci ho fatto caso. Sotto il numero delle stelle appare... Ma dai, ero nascosto. Dicevo, appare un tasto triangolo quando vuoi fare probabilmente un contrattacco. Ecco, qua, a posto. Aspetta che finiamo con te. Il triangolo non vale la pena mai di essere usato. Vieni qua e facciamo cambio. Il triangolo non vale mai la pena. Davvero. Ah, dicevo, perché? Ma che brutto. Ah, ok, credo di aver capito che sono tutti assieme questi. Ma mi ricorda uno dei fantasmi che c'era in Ghostbusters, nella serie animata più che altro. Parla con quel tipo, Crash. Scopri cosa sa. Sì, sì, ora. Tanto il gioco sta peggiorando sempre più, o meglio, non c'è un modo facile o chiaro per evitare un colpo di qualsiasi tipo. Allora, che cosa volete voi due? Grazie per esserti occupato di quei cattivi per noi. Ero seduto su un tesoro di merci e non potevo utilizzarlo. Pensavo stessi per dire su un tesoro di merda. Crash! Meraviglioso! Sei venuto a aiutarci, no? Caccia via belmosi cattivi, schiavi di aura cattiva! Certo, guarda, fatto proprio per voi. Posso salire qui, perfetto. Vieni con me, che se sei qui probabilmente c'è una ragione. Aspetta, aspetta. O meglio, forse no. Più che altro, aspetta. Devo fare prima questo. Ecco fatto. Vieni con noi tu, che non si sa mai. Ma perché non posso passare? Trova Crunch ed Embryo. Stanno costruendo roba strana laggiù. È tutto un pace della morte, distruggiamo il mondo. Quella gente dovrebbe mangiare più panini al volo. D'accordo, però ora si dovrebbe essere sbloccata l'area, perfetto. Avanziamo allora. Però dobbiamo comunque fare attenzione. Ecco qua. La discarica era più bella, la versione del primo gioco, eh? Ma dai, sta... Crash, sta lontano, amico! Non riesco a controllarmi! Togliti immediatamente quell'affare! Tu non capisci! È fantastico! Scimmie! Sì, sta versione anime... contro il tuo amichetto! Fagli vedere chi ha inventato cosa! Colpiscilo con la tua manona virile! Obbedisco! Mangiate! Più verdura! Ma perché no, tanto? Cosa dobbiamo fare? Ok, credo di aver capito. Ah, devo colpire forse quando si apre? Ho capito, aspetta. Fatto, è una cavolata, però. Piccolo crescino, se la faccio di nuovo. E mastica con la bocca chiusa, maleducato. No, speravo di averlo preso. Ok, calmi tutti. Preso. Mi hai fatto arrabbiare, così mi fai arrabbiare. Preso. È una cavolata sto livello, eh.
Dai, apriti. Ah, ma questo consuma anche la sua energia se lo tiene costantemente alzato. Il problema è che non appaiono casse di TNT finché... Colpo davvero efficace. Non appaiono casse di TNT quando lui si apre, fantastico. No, e dai, l'avevo puntato. Maledetto. Dai. Ok, Crunch non lo dobbiamo colpire. Preso, ale, fine. No, per favore, non è ancora finita. Cosa devo fare? No, ti prego. Va a cagare però, Sai che forse avrei dovuto... Non ho capito. Allora, in teoria dovrei prendere magari i proiettili che lancia, ma non è facile. Ah, devo prendere lui. Ma non è facile poi evitare il colpo. Minchia, che male. Povero Crunch. Allora, o lo lanci, ma quello è... è una citazione a Han Solo, quella. Dobbiamo usare Crunch contro Embryo per sconfiggerlo, Crash. Cerca, ma dai, di crasharlo quando puoi. Ui. Vieni qua. Ma dai. Siamo così carini che mi bacerei da solo. Alto, bello e forte, baby. E ora tocca Crunch. Madonna mia, che manata. Aspetta, aspetta. E il problema è che non si colpisce perché lui continua a muoversi. Più grande. Oh, ecco che arriva il divento. Oh, l'ho preso. Maledizione, hai salvato Crunch. Mio! Schiaccialo come una mosca! Ehi, sto alla grande! E la scimmia? Grazie, amico! Sul serio, sto benissimo! No, basta! Per favore! Ehi, davvero, sto molto meglio! Non sforzate la schiena! Ma povero! Non pensavo che ci saremmo rivisti! Beh, avevi torto, io avevo ragione! Da vendere, come sempre. Perché il mondo non capisce? Abbiamo riserve illimitate di aura cattiva per alimentare gli NV. Aura cattiva? E come te la procuri? Ti conviene parlare, mister? Crash vuole bene a Crunch e guarda che gli sta facendo. Ma povero! Adesso siamo io e Cortex a comandare, stupido! E la tua isola è controllata da un dispositivo che io... Che tu hai inventato, sì, come... Andiamo, Crash. Pare che mio fratello sia coinvolto in questo pasticcio. Tu va a casa, Crunch. Sì, ho il cervello fuso. Mi stupirò un po'. Nanna. Ma poverino. E tu, via di qui. Non sei il benvenuto. Vieni, Crash. Andiamo a cercare mio fratello. Questa non è la fine. La fine l'ho inventata io. Perché nessuno mi prende sul serio? No, ma dai, col fagottino. Dai, citazioni al film di Hulk.
Che poi questa citazione la fece anche i Griffin al tempo. Io dove sono? Vai al Monte Grimli. Iniziamo facendo un salvataggio, poi vediamo. Allora, vai al Monte Grimli, che è quest'isola qua dietro, tutta cattiva. Che, a sto punto, l'altra volta abbiamo sbagliato, ci saranno i fantasmi.